Sì, una giornata importantissima, quella che si conclude oggi, che è stato un weekend che ci ha visto qui presenti come giunta nazionale, come direzione nazionale dell'UMPLI, insieme al presidente, appunto, per valorizzare quello che sono le peculiarità e i valori e tutto quello che riguarda un po' la regione Calabria, in particolare qui a Tropea. Quindi assolutamente ringraziamo anche chi ci ha accolto, la regione Calabria, il comitato regionale, la Proloco qui di Tropea e tutte le Proloco con cui abbiamo fatto il tour, appunto, questo weekend, per valorizzare tutto quello che sono le attività, appunto, che le Proloco quotidianamente svolgono e mettono in atto, appunto, per valorizzare e promuovere il proprio territorio. Quelle attività, quegli eventi che si andranno, appunto, a realizzare e a manifestare in un'unica giornata, che appunto è proprio la giornata nazionale delle Proloco, che si terrà l'11 luglio, che in maniera, insomma, unitaria, condivisa e anche collegata, perché stiamo lavorando anche per creare un collegamento virtuale, quindi quest'anno il gemellaggio si terrà con questa nuova modalità virtuale, che ci ha fatto conoscere un po' tutto quello che riguarda la pandemia, appunto, di mettere in atto tutte quelle nuove attività che si possono fare, quindi contributi video, quindi collegamenti. La giornata dell'11 luglio saremo tutti presenti, appunto, davanti allo schermo con il collegamento in diretta, appunto, nelle colline del Prosecco, che quest'anno sono questo patrimonio UNESCO che abbiamo voluto, appunto, valorizzare all'interno della tessera del socio UMPLI. Quindi in quella giornata tutte le Proloco saranno collegate in maniera univoca e appunto in maniera unitaria con tutta, insomma, in unica forma su tutto il territorio nazionale, insomma, d'Italia, proprio per rappresentare quello che quotidianamente facciamo e ogni giorno svolgiamo. Quindi è importantissimo, ci saranno sicuramente anche dei contributi di istituzioni, di amministratori locali o comunque anche di altri livelli, quindi assolutamente importantissimo. E quindi porto così il monito, appunto, il chiudo dicendo 11 luglio, giornata nazionale delle Proloco, e tutti in piazza, appunto, per dare questo grande valore che quotidianamente svolgiamo, che è importantissimo e che ci contraddistingue e ci rappresenta come rete, forse una delle reti nazionali più importanti, forse non solo nazionale ma anche internazionale, delle reti più importanti che ci possono essere. Grazie.